Salve gente, qui parla Utakumen. Parte 13. Continuiamo la missione della ricerca del figlio, allora. Ho abbandonato Dogmeat alla stazione Red Rocket perché non ne potevo assolutamente più. Non lo trovavo mai quando mi serviva, quindi ho provato a cambiare con Codsworth nella speranza che si riveli più utile rispetto al cane. Dunque, devo incontrarla, professoressa... Amari? Non me lo ricordo più. Che c'è un piano interrato. Bene, bene. Mr. Valentine. Mi ero scordato. Pensavo che c'era anche lui. Pensavo fossi dimenticato della piccola Irma. Potrei anche dimenticarmi l'antro, Irma. Ma non potrei mai dimenticarmi di te. Ah. Amari è il piano di sotto. Romanticone. Valentine, ci sarei anch'io, non so se l'hai notato. Dove vai, Codsworth? Vabbè. Sei qui per Amari? È di sotto. Amari, Irma, sempre la stessa lettera. Ehi, Irma. Non mi interessa cosa abbiate in mente tu e Nick. Non serve che lo sappia. Basta che quel grazioso ometto metallico non si faccia male, ok? Percepisco dei trascorsi? Oppure soltanto una perversione per i sintetici? Allora, fai strada, andiamo insieme, come vuoi fare? Ehi, Valentine. Parla con Amari. Ah, basta così? Nient'altro. Vabbè, esplorerò questo posto un'altra volta. Più tardi, magari. Dottoressa Amari? Sì, immagino non allora sia vieni. Una visita di cortesia. Vorrei parlare io, se permetti. Estrarre i ricordi? Sei tu l'esperta che sa estrarre i ricordi da un cervello, giusto? Di norma permettiamo ai nostri clienti di rivivere solo i propri ricordi. In questo caso, di cosa si tratta? Ci serve un'estrazione profonda, Amari. Ma non sarà semplice. Il soggetto Kellogg è morto stecchito. Siete impazziti! A parte il fatto che mi state chiedendo di profanare un cadavere. Profanare, non capite che i simulatori mnemonici necessitano di cervelli intatti e vivi per funzionare? Ma ho qui il cadavere, non c'è niente da profanare. Ti prego. Nick dice che sei l'unica in grado di fare una cosa simile. Questo cervello morto contiene informazioni sull'istituto, Amari. Il segreto scientifico più importante del Commonwealth. Serve a te, come serve a noi. D'accordo. Darò un'occhiata, ma non garantisco nulla. Lo avete con voi? Yep, ce l'ho in tasca proprio. Ho cambiato vestito. Mi sono messo un'armatura un po' più potente, visto che ormai il vestito da Silver Shroud aveva fatto il suo tempo. Quanto cervello? Quanto cervello ti serve, esattamente? Non è una domanda incoraggiante. Immagino che dovremo lavorare con quello che c'è. È una domanda legittima. È tutto quello che ho trovato. E questo cos'è? Non è un cervello. Questo è... un momento. È l'ippocampo. E questo affare collegato... un'interfaccia neurale. Quei circuiti sono terribilmente familiari. La cosa non mi sorprende. Secondo la mia esperienza, tutta la tecnologia dell'istituto ha un'architettura simile. Il cervello è ancora buono? Quindi il cervello è ancora buono, giusto? Forse. Non c'è traccia di deterioramento. Probabilmente la tecnologia conserva il tessuto iniettando sostanze che lo stabilizzano. È comunque impossibile accedere ai suoi ricordi senza una porta compatibile. Si parla di me, giusto? Sono un vecchio sintetico. Se l'istituto mi ha costruito con parti simili, dovrei disporre di un ingresso adeguato. Potrebbero verificarsi effetti collaterali a lungo termine. L'elenco dei rischi è così lungo che non saprei da dove cominciare. Non preoccuparti, non li voglio sapere. Collegami, Doc. Avrei preferito non doverlo coinvolgere in questa storia. Mi piace un sacco Nick Valentine. Credi davvero che funzionerà, Nick? Non lo so, ma stiamo cercando un bambino scomparso. Ne vale la pena.
Quando vuoi, Mr. Valentine. Grazie. Avrei dovuto ringraziarmi. Se comincio a blaterare come un vecchio mercenario brontolone, staccami, ok? Vediamo un po'. Continua a parlarmi, Mr. Valentine. È già sparito intanto. Il minimo cambiamento nelle tue funzioni cognitive può avere conseguenze estreme. Ti senti diverso? Ci sono molti bagliori, disturbi. Non riesco a interpretarli, Doc. Proprio come temevo. Le impressioni mnemoniche sono codificate. A quanto pare, l'istituto ha previsto un'ultima misura di sicurezza. C'è un blocco nei ricordi dell'impianto. Nick starà bene? Sì, la connessione sembra stabile. Dovremmo riuscire a scollegarlo facilmente, così come l'abbiamo collegato. Ma non risolveremmo il problema. La codifica è troppo complessa per una sola mente. Ma se ne usassimo due? Metteremo te e Mr. Valentine nelle capsule mnemoniche. Poi attiviamo le rispettive funzioni cognitive in parallelo. Lui fungerà da ospite, mentre la tua coscienza esplorerà tutti i ricordi che riusciremo a trovare. Sarà un po' come la realtà artificiale già vista in Fallout 3? Che cosa vedrò una volta dentro? Non ne ho idea, ma siccome abbiamo solo un pezzo del lobo temporale mediale e non l'intero cervello, escluderei una condivisione profonda. O la vola spacca anche stavolta. Va bene, cominciamo. Siediti lì e incrociamo le dita. Ci vediamo dall'altra parte. Beh, stammi bene, buona fortuna anche a te, eh. Niente, io parlo ai personaggi dei videogiochi come fossero reali. Mi immedesimo troppo a volte. Sì, è esattamente come la realtà virtuale, quella che dicevo poc'anzi. Avvio migrazione onde cerebrali tra impianto e ospite. Rilevo attività mnemonica proveniente dall'impianto. È deteriorata, ma c'è. Ora faremo un viaggio nei ricordi più intensi che riusciremo a trovare. Potrebbero non essere stabili. Cerca di resistere. Vedo la luce! Una luce duratura. Mi senti? Bene. La simulazione sembra funzionare, nonostante i ricordi siano molto frammentati. Che cazzo è sta roba? Proverò a farti accedere ai ricordi intatti, sperando di incontrare quello che contiene indizi sull'ubicazione dell'istituto. Ma quindi cosa... Ah, ma sono... Ecco, non fatto. È come la simulazione questo del mondo virtuale. Questo è il ricordo intatto più lontano che ho trovato. Quindi sono... una cellula o qualcosa del genere adesso. Ok, non me l'aspettavo. Bravo Bethesda. È ufficiale, Jeff. La votazione finale dell'hub è la seguente. Tieni presente che vivrai questi ricordi dal punto di vista di Kellogg. All'inizio potrebbe spiazzarti. Quindi io sarei Kellogg in questo caso. Della Repubblica della Nuova California. Sono convinto che a molti ci vorrà un po' per abituarsi. E quello sono, cioè, è Kellogg, quindi sono io. Che vuoi dire, mamma? Niente, Connie. Alla gente piace parlare e sperare che sia qualcun altro a tenerli al sicuro. La maestra dice che la RNC ci farà tornare a tempi migliori. È già proprio una voce da bambino, come prima della grande guerra. Come io quando provai a doppiare Sora. Non ti ci mando più a scuola, se è questo che ti insegna. Troppo grande. È una giornata storica. Ricordiamo. Dove cazzo sono i miei stivali? Ascoltami bene, Connie. Ovviamente prendi questa. Sei grande abbastanza. In certi ambienti sei l'uomo di famiglia adesso. Hai il compito di proteggerci. Tuo padre è inutile, ma tu non diventerai così. Sei un bravo ragazzo. Abbiamo visto com'è finita. E quello che senti alla radio, altre sciocchezze. L'unica cosa che può proteggerti in questo mondo è la pistola che hai in mano. Devi imparare a usarla se vuoi sopravvivere. Lo farò, mamma, te lo prometto. È una giornata
Non ti deluderò. Sei sempre stato il mio angioletto. Non sembra quello che cerchiamo. Sembra esserci un altro ricordo intatto vicino a te nella sequenza temporale. Eccolo. Eccolo. Prova sarà con dall'altra quello. Parte della porta, no? No? Oh! È ufficiale, gente. Si ricomincia. Abbassa quella mano. Certo, prima ho citato Aldo Stella e la sua capacità di essere convincente in quanto a... insomma, nei personaggi che nascondono delle cose e si fingono onesti. Invece qua, abbassa quella cazzo di radio! Grandissimo anche lui. Adolescenza? Immagino di sì. Andrà bene, vedrai. Ma qui non conosciamo nessuno. E poi c'è la bambina. Dai, Sara. Dobbiamo darci una possibilità. Finalmente ho un lavoro stabile e uno stipendio decente. Niente a che vedere con non la vita sotto la sto dicendo RNC. Che sia stato uno sbaglio. È solo che... Sei sicuro delle intenzioni di questi qui? Lo sembrano so, così... Ma indietro. È qui che entro in gioco io. Aspetta e vedrai. Qualche anno e avrò la mia squadra. Non appena troverò i contatti che mi servono. E tu potrai avere tutto ciò che vuoi. Non sono mai stata preoccupata per te. Uno alla volta. Deve essere l'istinto materno che si fa sentire. A quanto pare ne ho uno anch'io. Sei bravissima con lei. Interrompo una vicenda. E non devi preoccuparti per me. Si tratta solo di garantire la sicurezza per la sci. Pattugliare quella. Proprio la uno alla volta! Ascolta, vedrai che ci troveremo bene qui. Vedi questa? È grazie a lei che tu e Mary sarete al sicuro. Hai ragione, Connie. Sono convinta che qui saremo felici. E tutto andrà storto, ovviamente. Vedrai. Tranquilla. Ecco, lui l'ha capito. Mai essere troppo ottimisti, c'è sempre la legge di Murphy a guastare la festa. Connetterò al prossimo ricordo intatto. Vedo un tunnel là in fondo. È praticamente il tuffo nel cuore versione Fallout questo. Solo che il ricordo come pensavi che sarebbe finita, Kellogg? Credevi di poterci fregare, ma hai pensato che potevamo essere noi a fregare te? Giusto perché tu lo sappia, sono morte come cagne e tu non eri là ad aiutarle. Ho individuato un altro ricordo. Provo a collegarti. Quindi cercando di fare il furbo, ha condannato la moglie e la figlia. La pistola non è servita un granché in questo caso. Possiamo accomodarci? Prego. Dicono che ti occupi dei problemi degli altri. È vero? Sì, se vengo pagato. Oh, ti pagheremo. E lavori da solo? Esatto. Ti paghiamo al lavoro finito, va bene? Se va bene a voi. Chi volete che uccida? Dunque, c'è questa famiglia che vive lontano. Lungo il canale. Forse ci siamo quasi. Prova questo. Tutta esposizione gratuita del personaggio. Per me ce ne saranno ancora due o tre. La butto lì, eh. Signor Kellogg,
Mi fa piacere che abbia deciso di incontrarmi. Dunque, sei dell'istituto? Volevo verificare la vostra esistenza di persona. Come vede, esistiamo. Che cosa vuoi? Ho saputo che ultimamente è stato piuttosto d'intralcio alle nostre operazioni. Non deve più succedere. Faccio quello per cui mi pagano. Se per voi è un problema, c'è un'unica soluzione. E quale sarebbe, signor Kellogg? Assumermi, no? Se lavorassi per voi, niente più problemi. Immagino possiate permettervi uno come me. Non credo che comprenda appieno la situazione in cui si trova. Io credo di sì. Molto bene. B748. Avvio. Non sei stato molto sveglio anche te, eh? Notevole. Forse, dopo tutto, abbiamo qualcosa di cui parlare. Ci siamo quasi. Uno di questi deve essere quello giusto. Sì, sarà siamo finito con... Ci seguo cervello. Nella camera a gas. Ah, quello sembra decisamente intatto. Connessione imminente. Destati, destati, ora tendi la tua mano. Voglio provare a fare un montaggio dopo con la musica di Kingdom Hearts. Avviato bypass manuale. Stasi criogenica sospesa. Il computer del volto ha funzionato ancora. Bene, controllo i registri. Spero che sia tutto. Devi solo trovarlo. Capsula C6, in fondo alla sala, verso la fine. È il momento fatidico questo. C4, C6. È questa qui. Ecco. Aveva già gli occhi aperti. Aprila. È finita. Siamo salvi. Andrà tutto bene. Vieni. E qua c'ero io che cercavo di menarmi. Ma piccolo. È mio figlio. Lascia andare il bambino. Non te lo ripeterò. Non vi darà, Sean. Dannazione. Porta il bambino fuori. Mi menavo più di tanto. Perlomeno abbiamo ancora il piano B. Sequenza criogenica riavviata. Che problema c'è? Mi hanno rinfreddato. Ho quasi finito, Kellogg. Oh? Devo solo confermare. Fatto. Siamo a posto. È tutto quanto pronto? Mi dispiace che tu debba soffrire ancora. Ho trovato un altro ricordo intatto. L'ordine del giorno per me Dimmi soffrire. Dimmi quando te la senti. Siamo già a due ricordi in più, come dicevo. Ehi! È Sean. Tuo figlio. Sembra un ricordo molto recente, perciò buone notizie, credo. Cavolo. Molto recente. Piper, una combinata grossa. Piper? Non è che... Sto dicendo che non abbia ragione, ma il sindaco questa volta andrà su tutte le furie. Ma non succede niente qua, forse devo cambiare zona. Sì. Tutto a posto. Prima o poi ti faranno saltare la testa se continui a presentarti in questo modo. Minimizzare i contatti con i civili è una mia priorità. Ok, lasciamo perdere. Allora... Di che si tratta questa volta? Nuovi ordini per te. Uno dei nostri scienziati ha lasciato l'istituto. Lasciato? In che senso? Disertione. Il soggetto è il dottor Brian Virgil. Sappiamo che si nasconde da qualche parte nel mare splendente. Ecco il suo file.
Wow, qualche testa rotolerà per questo. Cattura e consegna o semplice eliminazione? Eliminazione. Stava lavorando a un progetto estremamente riservato. Roba forte, eh? Uno dei geni di bioscienze. Merda. Quindi, immagino prenderai il bambino con te. Affermativo. La tua unica missione è localizzare ed eliminare Virgil. Mi riporti a casa da mio padre? Sì. Stammi vicino e resta fermo. Testa di cazzo. Ok. Vuoi vedere che faccia? Beh, non è più innaturale come in passato la sua faccia, però. X688. Pronto alla trasmissione con Sean. Ciao, signor Kellogg. Speriamo di rivederci. Cos'è, li digitalizza? Era quello che stavo pensando. Teletrasporto. Adesso è tutto chiaro. Nessuno ha mai trovato l'ingresso dell'istituto perché non c'è alcun ingresso. Ti tiro fuori da lì. Ma non l'hanno mica, non l'avevano ancora inventato. Cioè, in Fallout 3 New Vegas non ricordo nulla in merito al teletrasporto. I don't want to set the world on fire. Non si spegne più sta radio? Muoviti con calma, ok? Non so quali siano gli effetti collaterali della procedura. Nessuno l'aveva mai fatto prima. Come ti senti? Effetti collaterali? Sono a posto. Cos'è? Effetto osmosi? Di qualcosa di male. Non c'è bisogno di allarmarsi, ma sinceramente non saprei formulare una diagnosi. Come dicevo prima, siamo in territorio inesplorato. I tuoi parametri fisiologici e neurali sono tornati nella norma. Da un punto di vista medico, sì, sei a posto. Te la senti di parlare di cosa è successo là dentro? Vita di Kellogg, teletrasporto, Virgil, cosa posso dirle per primo? Vita di Kellogg. Ho visto la vita di Kellogg. L'uomo che ha rovinato la mia famiglia. L'uomo che ho ucciso. Esatto. Era un essere umano, proprio come noi. Ma con aveva impianti... le sue ragioni per essere com'era, là, no? Anche se crudele. Come ti fa sentire? Ma ormai è morto. Lo perdono, toh. Non è stata tutta colpa sua. Non posso condannarlo per tutto quello che è successo. Se fossi una donna di fede, ti direi che il perdono è una cosa buona. Stiamo divagando. L'importante è che abbiamo scoperto il più grande segreto dell'istituto, il teletrasporto. La domanda è, cosa facciamo adesso? Questo Virgil? Kellogg doveva rintracciare uno scienziato, Virgil. Dobbiamo trovarlo. Hai ragione. Uno scienziato dell'istituto, in fuga, potrebbe rispondere a tutte le nostre domande. Sempre che secondo sia ancora vivo, secondo i ricordi, si trova nel mare splendente, giusto? Mi sembra impossibile. Nessuno si nasconderebbe in quella zona, neanche per disperazione. Che cozza è il mare splendente? Perché? Cosa rende il mare splendente così pericoloso? Il nome dice tutto. Radiazioni. Oh. Così intense da rendere impossibile ogni forma di vita. Un luogo poco piacevole. Spiacevole. L'esplorazione di aree radioattive non è una novità. Ma il mare splendente può uccidere una persona in pochi secondi. Per questo non riesco a trovare una spiegazione. Virgil che fugge in quell'inferno. La sola esposizione potrebbe... Beh, il nascondiglio perfetto. Ecco perché è andato lì. L'istituto non l'avrebbe seguito tanto facilmente in quella zona. Hai ragione. Sfrutta le radiazioni del mare splendente per proteggersi o nascondersi. È un modo per confonderli e avere una posizione di vantaggio. Virgil ha trovato il modo di sopravvivere là. Se intendi seguirlo, dovrai trovarne uno anche tu.
Quindi devo trovare un modo di sopravvivere in un mare di radiazioni per far sì che un altro mi aiuti a trovare una base in cui si trova mio figlio. Che giro di cose, mamma mia. Allora, problema radiazioni. Come supero il problema delle radiazioni, dottoressa? Avvalendoti di composti chimici. Radix, Radeway, tutti quelli che riesci a portare con te. È una presa per il culo, spero. E anche di più. Una tuta protettiva sarebbe l'ideale, ammesso che tu riesca a trovarne una. Oppure una di quelle armature atomiche. Sarebbe perfetta. Ne ho quattro da parte. Troverò il modo di affrontare le radiazioni. Non preoccuparti. Buona fortuna. E fai attenzione. Nel frattempo ho scollegato Mr. Valentine. Ho rimosso l'impianto mentre ti stavi svegliando. Ah. Aspetta di sopra. Scollegato dalla macchina. Per un attimo mi è venuto un colpo. Prendo io queste cose, non ti spiace, no? Vabbè, visto che mi hai detto tu di prendere i Radaway e Radix, ok. Sì, però potevo evitare. Sì. Include il gioco solo un atto di Grognak il Barbaro. Sarà un giochino a 8 bit, se tanto mi dà tanto. Mi stupisce vedere ancora qualcuno che legge un libro. Tu sei una macchina, non puoi capire. Poi questo non è un libro, è un una rivista, presumo. No, dunque, dicevo, poteva evitare quella storia lì dei Radix e Radaway. Cioè, se il mare splendente uccide un uomo in pochi secondi, che faccio? Mi tracanno Radix o me lo inietto in endovena ogni mezzo secondo? Su, via, è una dottoressa, dovrebbe saperle ste cose. Ti piace l'arredamento? La mia socia lo odia. Dice che non è tipo da fronzoli. Valentine? Nick. Spero che tu abbia trovato quello che cercavi nella mia testa. Avevo ragione. Dovevo ucciderti mentre eri nel ghiaccio. Kellogg? Kellogg, sei tu? Cosa? Di che parli? Aia. Sembravi Kellogg in persona. Ah, sì? Amari diceva che potrebbero esserci delle tracce di impressioni mnemoniche. Comunque sia, sto bene. Andiamo avanti. O potrei tornare a Diamond City, visto che tu sei già in buona compagnia. Faccio ancora una parte del tragitto con Codsworth. Ci vediamo, Nick. Buona fortuna là fuori. Sai dove trovarmi. Grazie ancora per tutto. Ci rivediamo poi per il prossimo viaggio, dai. Voglio anche te come compagno per un po'.